isolato, tutti muniti e dotati di facciamo mascherina. Tutti i passaggi, viene isolato, quindi sì. Questo bambino resta da solo in questa stanza o c'è qualcuno con lui? Io credo che ci debba essere un adulto mascherato, lontano, e quindi il bambino, ecco, ma noi dobbiamo dire un'altra cosa. Ci andiamo dopo, vado avanti. Perché stiamo parlando di mascherina. Al protocollo. Bene, continui allora, con questa mascherina, che cosa succede? Che viene allertata la famiglia, ma ci sono dei documenti relativamente ai regolamenti d'istituto. Che cosa hanno fatto? Ed io con il Comicost appunto abbiamo individuato degli istituti dove sono state diffuse delle circolari che addirittura erano peggiorative rispetto alla regolamentazione vessatoria del Ministero. Mi spiego. Allora, se il Ministero ha dettato delle linee guida in base alle quali, ad esempio, la mascherina doveva essere indossata nelle situazioni dinamiche, non statiche, allora qualche dirigente scolastico, abbiamo individuato anche gli istituti. Dinamiche, stiamo parlando di bambino in movimento, sì, che fa delle cose. Bambino in movimento, per esempio. Statiche, che significa che sta seduto, sì, al banco. Esatto. No, lo diciamo per me che non capisco bene da casa. Che cosa succede? Che questo bambino, ecco, viene invece, come dire, condizionato e gli viene imposta la mascherina anche nella sua posizione statica. Ma torniamo allo spazio Covid. Che cosa succede? Dovrebbe essere allertata la famiglia. In un tempo, come dire, circoscritto, quindi alcune scuole hanno regolamentato, cioè se in 15 minuti non arriva la mamma o il papà, noi allertiamo l'autorità sanitaria, cioè qua si è andato oltre la potestà genitoriale. Allora ci sono delle realtà che hanno, come dicevo prima, acuito quelle che erano le norme del protocollo sanitario. Quindi noi stiamo parlando di un bambino che viene tolto dal gruppo di classe, dagli amici, i classi, cioè gli amichetti di solito che si conoscono, viene portato in questa stanza, viene avvisata la famiglia. Sì. Dottoressa, la famiglia non c'è, il papà lavora, la mamma lavora, che succede? Allora, in certi casi... Cioè noi dobbiamo fare tutti i passaggi perché da casa devono capire come sta funzionando la scuola cosiddetta dell'obbligo attualmente. Allora, qui che cosa è successo da marzo 2020 ad oggi? Che ognuno si sveglia Napoleone e diventa, no? Conduce il proprio reggimento dove gli pare. Questo è stato peggiorativo rispetto a quelle che erano le linee ministeriali che già io ho definito aberranti. Quindi ci troviamo in una condizione in cui un dirigente scolastico, addirittura un collaboratore scolastico, per intenderci quelli che prima... Che non hanno nessuna competenza, no, di medicina, di sanità... Assolutamente. Non hanno fatto formazione. Ma neanche se fosse... Può essere anche un bidello l'adulto... Sì, il bidello cosiddetto... Io chiedo scusa al bidello, vedo in video... Non è un'offesa. No, per l'amor di Dio, è una professione bellissima. Ho in video la dottoressa Menditto che ci sta seguendo in collegamento esterno. Dottoressa, ha seguito questi primi passaggi e volevo capire la reazione psicologica del bambino. Che accade nella testa di un bambino che si vede isolato, traumatizzato, portato in una stanzetta, in isolamento? Io immagino quelle camere tipo della questura centrale con la sedolina al centro e gli altri che ti vogliono interrogare. Insomma, non è esattamente la stessa cosa, ma è grosso modo la visione che ho avuto io in questo momento è quella. Cosa accade nella testa di un bambino? Menditto, mi sente? Sì, io ti sento. Salve, ha sentito la domanda perché io non la vedevo? Sì, assolutamente. Perfetto, vado avanti. Ho sentito tutto. Ed è per questo che dicevo che ovviamente le emozioni che tutte abbiamo provato nel sentire questo racconto sono assolutamente di paura e di angoscia. Per questo è necessario fare una prevenzione. Lei è mamma, prima di essere... Lei è anche mamma, cioè i bambini a scuola, assolutamente, anche lei, chiaramente. Quindi... Sì, sì. Sono mamma e due bambini che si trovano anche loro in questa situazione. Però mi piaceva fare una piccola prefazione perché avete parlato spesso di questa parola, l'avete usata, sanitario. Noi non dobbiamo dimenticare che la salute psicologica costituisce parte integrante del benessere generale.
con la chiusura delle scuole, le discoteche, dei centri di aggregazioni, le limitazioni a questa mobilità, gli scambi interpersonali, da qualche parte la routine degli adolescenti ha avuto dei cambiamenti considerevoli e potenzialmente destabilizzanti. Quindi io direi che l'infezione da coronavirus è un contagio psicologico, emotivo. Questa è una cosa fondamentale, perché se in tutta quella storia che abbiamo raccontato all'interno delle strutture scolastiche ci fosse qualcuno che potesse sostenere psicologicamente tutto questo protocollo, io sono sicura che anche i genitori si sentirebbero più tranquilli. Dottoressa, non ci lasci, c'è una domanda da casa. In realtà sì, è una considerazione. Oggi abbiamo la DAD, dice, per... Io credo che sia diretta alla dottoressa. Alla dottoressa Solano. Oggi abbiamo la DAD, quindi la didattica a distanza, però poi alla fine ci sono i ragazzi che comunque pascolano in città liberamente. Dice, ha un senso, tra virgolette, non far andare i ragazzi a scuola e poi comunque lasciarli liberi per la città? Che significa in questa compressione, chiaramente? Ce lo chiede Luca Lupastro. Lupastro, scusami. Ciao Luca, allora, grazie per la domanda. Allora, questa è la prova del 9, no? Che è un pretesto, no? Perché prima di tutto continuo a indicare quelli che sono i dati ufficiali. Cioè che la fascia di età giovanile, ma non lo dice la dottoressa Utter, ma sono i dati nazionali che chiunque può acquisire, no? Voglio dire, anche attraverso un click. Quindi la didattica a distanza io l'ho definita aberrante, perché la didattica a distanza non è didattica. Non c'è nulla, no, di didattico nel tenere i ragazzi nella paura, perché il problema qual è? Che noi stiamo veicolando il senso della paura, che essendo invece un sentimento, un'emozione che deve avere un tempo, no, perché ci serve proprio, la dottoressa lo sa benissimo, ci serve, come dire, no, a tutelarci in una condizione di pericolo, ma noi non possiamo veicolare il senso della paura costante, no? Come se noi dobbiamo essere distaccati per sempre, anche perché io ho sottolineato nel mio intervento anche alla Camera che l'idea è quella di emergenza, infatti, dottoressa, stabile. Sì, infatti lei, che come preside ha applicato comunque tutta la legge Azzolina, no? Nell'allet l'ha applicato il piano, cioè lei ha avuto la sensazione che fosse un piano permanente o provvisorio in relazione a un'emergenza, quindi un piano salvifico momentaneo, oppure che queste disposizioni fossero prorogate nel tempo, cioè, allora, per diventare stabili? Io non ho mai sentito la parola temporaneo, mai. Io ho avuto la percezione che si volesse invece intervenire sul nostro modus vivendi a livello di società, tanto è vero che noi abbiamo visto tutta la propaganda a cura di personaggi dello spettacolo, di sedicenti virologi, chiedo scusa, di sedicenti allergologi, ma abbiamo anche veterinarie, abbiamo un po' di tutto, no? Ma abbiamo anche personaggi dello spettacolo, e ognuno di questi signori esce fuori con una sua, no, come dire, prospettiva in base alla quale secondo loro noi dobbiamo imparare a vivere, convivere. A vivere in quest'altra modalità, come se noi dovessimo dimenticare uno di essere appunto umani e quindi creature sociali, ma poi dimenticare tutta la nostra memoria, le radici. Noi siamo un popolo conviviale, siamo un popolo, non siamo un popolo, addirittura noi al sud ancora di più siamo abituati ad abbracciarci, abbiamo bisogno di abbracciarci. E io dico una frase forte, la dico sempre: nel caso preferirei il contagio, ma non perdere la mia umanità, la mia prerogativa di essere umano. Quindi, in sintesi, perché fra poco dobbiamo dare la pubblicità, possiamo parlare di ingegneria sociale sui bambini a questo punto, questa cosa la possiamo riprendere anche con la dottoressa Menditto. E a questo punto sì, possiamo parlare di ingegneria sociale sui bambini. Volevo proprio poi iniziare a mettere lo zoom su questa fase
che è importante per tutti, una tappa della vita fondamentale per tutti, è l'adolescenza. L'adolescenza già di per sé costituisce una faccia di transizione dall'infanzia all'età adulta, caratterizzata oltre che da vari cambiamenti fisici anche quelli psicologici. In questo periodo esistenziale può risultare ancora più problematico per le famiglie che vivono con adolescenti. In questo momento storico, vivere l'isolamento forzato può limitare sicuramente il propagarsi della SARS-CoV-19, ma ci sono molti studi emergenti che fanno rilevare un aumentato rischio di disturbi psicologici, sia a breve termine come disturbi post-traumatici, disturbi di stress, ansia, depressione, disturbi alimentazione e anche quelli a lungo termine che ancora oggi non riusciamo a determinare. Noi ci risentiamo fra pochissimi minuti perché adesso abbiamo la pubblicità. Pubblicità. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail info@eurograph.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Io siamo rientrati, ho rubato la parola. Bentornati. Alla splendida Giussi. No, io volevo riallacciarmi, ci siamo lasciati con la dottoressa Menditto su un argomento molto molto importante. La vera e propria mutazione psicologica dei giovani, dei ragazzi e dei nostri figli. Però c'è un dato allarmante, c'è un allarme sociale molto forte, proprio l'incremento di suicidi, di ragazzi di 16 anni che si lanciano addirittura dal balcone di casa, e le cronache stanno cominciando a spaventarci perché sono dati che apprendiamo anche noi dalla stampa. Dottoressa, un Menditto, un gesto estremo questo qua del
suicidio, cosa induce un bambino relegato, un ragazzo anche relegato in casa, sì è vero il computer, la Xbox e tutto, però poi cosa gli manca? Gli manca la socializzazione, gli mancano gli amichetti, gli manca l'abbraccio, come giustamente diceva la dottoressa Uteri, il contatto umano. Sì, assolutamente. Le relazioni sociali per gli adolescenti sappiamo che sono fondamentali, sono state interrotte e in questo sono stati quindi costretti a rimanere a casa e a limitare il contatto con i propri simili. Questo che cosa ha portato? Ha portato a conseguenze comunemente riscontrate come ad esempio i disturbi del sonno, i disturbi dell'alimentazione che ovviamente ci hanno condotto a un aumento di patologie sicuramente gravi fino ad arrivare, come tu hai detto, al suicidio. Perché? Perché i ragazzi, pur di confrontarsi, stanno ritrovando questa socializzazione attraverso i social che purtroppo ne creano dipendenza. Non solo, consideriamo anche tutte le problematiche familiari con il rapporto con i genitori, famiglie complicate, insomma tutto si è amplificato e ovviamente considerando la fase delicata in cui si trova un essere umano come adolescente, tutto diventa molto più critico. Perfetto, io faccio una considerazione anche più ampia perché poi è un argomento straordinario quello che stiamo trattando questa sera. Tenete presente che la scuola italiana è fra le ultime al mondo come formazione, purtroppo, se non ricordo male sta al quarto ultimo posto, una cosa del genere, vergognosa. Una volta la scuola, quella che abbiamo frequentato noi con quando avevo i capelli ed ero piccino, era tutt'altra cosa. Quindi c'è un appiattimento della formazione e dell'informazione, quindi andrà avanti un sistema probabilmente elitario. Avvocato, io volevo chiederle una cosa. Sulla scorta delle cose che ha sentito sia dalla Uter che dalla Menditto, se si è fatto un'idea, se sì, qual è, ma soprattutto se si evincono violazioni anche gravi in danno dei minori. Guardi, l'emergenza sanitaria e economica, sociale e l'angoscia che viviamo quotidianamente in ordine a queste tematiche che ci sono cadute addosso e quando si parla adesso di convivere con queste problematiche, quello che ho ascoltato stasera ovviamente non posso che avallare quello che le colleghe in studio hanno poc'anzi precisato. Credo che la violazione dei diritti dell'infanzia giustificata da un'emergenza sanitaria ci sia stata, è concreta, è tangibile. L'esperienza della dottoressa Utter che viene dalla scuola, ha frequentato la scuola in modo dal punto di vista lavorativo, è una testimonianza solida, potrà darci ci dà la dimostrazione pratica che la scuola ha in qualche modo, pur se obbligata tra virgolette, violato i diritti dell'infanzia sotto certi aspetti, perché se pensiamo che questi bambini nei primi anni di vita hanno dovuto subire e patire quello che è lo schema, quello che è la forzatura, anche se vogliamo l'indecisione di chi ci ha governato fino ad oggi di aprire e chiudere le scuole, che sono un momento associativo, sono un momento di educazione, sono un momento anche se vogliamo di ricreazione nei primi anni di vita, hanno condotto in realtà delle costrizioni e delle politiche stringenti in ordine agli orari, alle mascherine, al rilevamento della temperatura corporea. Poi su un'utenza, quella dei bambini, che certamente non era interessata in modo evidente dal problema sanitario. Credo che la scuola deve rivedere assolutamente queste politiche dell'ultimo anno, deve riaprire con dei colori, con dei fiori, in modo spensierato, e deve riuscire ad avere un'utenza scolastica molto meno pressata e molto meno compressa di quello che è accaduto nell'ultimo anno. Io da genitore ho ascoltato più che da avvocato in realtà questa sera, perché sono colpito profondamente e ho vissuto in famiglia
l'esperienza di un genitore che si trova nell'indecisione di mandare i propri figli a scuola, e questo è molto grave, perché è già questa una violazione non solo dell'infanzia ma anche della famiglia, anche di tutti noi, perché oggi i diritti devono essere legati come sempre a noi uomini, donne, uomini, cittadini, e soprattutto garantire l'istruzione e garantire che la scuola si prenda cura di un'infanzia che ha già molti e gravi problemi, direi a livello mondiale, perché i minori sono sempre oggetto di lavori, sono sottoposti a lavori, orari di lavoro a volte indecenti, dove il fanciullo dovrebbe solo in un'età, nell'infanzia giocare, ha diritto a giocare, ha diritto al divertimento. Quindi sentire che vengono sfruttati nell'ambito della prostituzione, nell'ambito della pedopornografia, nell'ambito del lavoro, io detesto e in qualche modo respingo assolutamente. Quindi è un invito che stasera faccio al nostro pubblico di contribuire ciascuno per la nostra parte ad avere una tutela dell'infanzia e a partire soprattutto e a ripartire, direi, dalla scuola, ma non certamente con i banchi, con le rotelle o con gli impedimenti e gli adesivi a terra, perché la scuola non può ripartire da questo. La scuola deve dare all'infanzia il suo ruolo e la sua giusta attenzione. Dottoressa Utter, proprio una striscia secca, che scuola immagina lei? Qual è la scuola che lei vorrebbe? Allora, io mi sto occupando di una riforma scolastica, un'idea in movimento che ho in mente e che sto redigendo insieme ad altre persone di buona volontà. Abbiamo un cosiddetto gruppo, un'idea che sta crescendo, che si sta sviluppando. Questa scuola deve essere, scusatemi il termine, distrutta del tutto, perché è impensabile che si possa costruire qualcosa su queste fondamenta, su queste ceneri che nulla hanno lasciato di ricordo in memoria di qualcosa di bello e di buono che sia fatto a favore dei nostri bambini. Questa scuola che dobbiamo lasciare è una vergogna, e ciò dovrà essere sempre ricordato con una giornata. Io istituirei proprio la giornata della vergogna contro queste linee scuola, contro i banchi a rotelle. Qual è la mia idea? La mia idea, prima di tutto, una scuola che finalmente ricordi che noi siamo anche anime, che siamo spirito, che abbiamo bisogno di esercitare la nostra attitudine alla trascendenza. Non possiamo dimenticare la nostra dimensione spirituale e ricordare, come dicevo prima, la nostra memoria e quelle materie, quegli ordinamenti che sono stati sempre trattati come delle cenerentole, e sto parlando dello sport, quindi della cura di sé, dello sport, della musica, dell'arte, della filosofia, delle lingue classiche, che le lingue classiche, quando qualche ignorante dice che sono lingue morte, è perché non sa che l'esercizio del latino e del greco non sono semplicemente nozioni, ma vanno a sviluppare appunto una parte, un'area cerebrale che è preposta alla logica. Allora, perché si studiano determinate materie? Anche noi che abbiamo i nostri studi non ricorderemo magari tutti i verbi in greco, in latino, ma avremo comunque sviluppato quella parte, quell'area cerebrale che ci permette di vivere una vita di qualità. Quindi la mia idea di scuola è una scuola totalmente contraria a tutte queste misure vessatorie e soprattutto a questa tecnologizzazione che in effetti ha portato alla morte della spontaneità. E come dicevamo prima, la dottoressa ha detto qualcosa di molto importante, cioè il fatto che il concetto di salute, ecco, non è semplicemente proteggere da un eventuale rischio contagio. È come se con il mal di testa noi andiamo a decapitare le persone.
tutta la parte emotiva. Infatti adesso noi abbiamo un'emergenza suicidi, che è un'emergenza che addirittura a Las Vegas ha imposto alle autorità di riaprire immediatamente gli istituti scolastici, perché c'era stata la triplicazione appunto dei suicidi giovanili. Io leggo, mentre le tantissime domande che stanno arrivando, io non riuscirò ad accontentare tutti perché sono tante le cose che anche noi abbiamo in scaletta e abbiamo l'esigenza di chiedere. Dottoressa Menditto, noi stiamo camminando praticamente sulle uova e stiamo cercando di non romperle, però noi le verità che non vengono, a me mi danno del complottista, che poi è un aggettivo che io non riesco a comprendere, me lo sono andato a guardare in questo momento, e il complottista è quello che nasconde delle cose e quindi di nascosto agisce, e io sono un realista perché le cose che vedo, che leggo e che vivo sono quelle, quindi io sono, non datemi più del complottista, perché c'era un amico, che io non voglio dire, un carissimo amico, un cretino, che mi ha dato del complottista, però voglio dire, me ne assumo la responsabilità. Stiamo parlando di conseguenze reali, noi stiamo parlando di fatti, non di complotti, stiamo parlando veramente di una situazione devastante e devastata di quello che è il sistema scuola. Il sistema scuola non è fine a se stesso, perché esce e ti porti il diplomino a casa, forma le leve delle prossime e delle future generazioni. L'amico che mi ha scritto sta cosa non ha fatto le lingue, come diceva, vive, non morte, se no avrebbe ragionato in maniera diversa. A proposito di questo, una domanda per la dottoressa Menditto. Secondo lei, cognitivamente, qual è l'età per uno studente per poter studiare da solo davanti a un computer, quindi fare la DAD e la didattica a distanza? In termini proprio di crescita, insomma, quale sarebbe l'età migliore per cui uno studente potrebbe essere autonomo davanti a un computer e insomma cercare per l'apprendimento, insomma. Quindi guarda, io ti rispondo anche con il supporto della preside, che ha esperienza in campo didattico. Ovviamente nella scuola viene insegnato in un percorso, in un progetto, proprio a essere indipendenti, per imparare a studiare da soli, no? Quindi per arrivare poi all'università in maniera autonoma. L'obbligo che c'è stato, perché dico obbligo, perché è stato obbligatorio seguire la DAD, non solo ha prodotto dei problemi fisici, perché ovviamente stare tante ore sedute non ha concesso ai bambini di muoversi, questo poi ha creato dei disturbi del sonno significativi, ma quello che ha prodotto, che è soprattutto è importante e significativo, sono delle alterazioni nel cervello che stanno andate a interferire nella regolazione delle emozioni, aumentando la reattività alla minaccia. Quindi in questo periodo gli effetti della salute psicologica negli adolescenti è stata quella dell'incapacità di gestire la rabbia, oltre ad avere patologie chiare come ansia di depressione. Che succede? Che quello che è fondamentale in questo momento dovrebbe essere il supporto dei genitori, i quali loro stessi vivono insicurezza, smarrimento, quindi viene proprio a cadere uno dei pilastri principali di riferimento di un bambino in una crescita psicologica sana. C'è un problema antropologico in tutto questo, Menditto? Assolutamente. Io penso che stiamo cercando di navigare a vista. Io più volte ho detto che quello che ci aspetta è uno tsunami emotivo che non avrà uguali e sarà a lungo termine. Che società avremo dopo, fra 10 anni, 15 anni? Che genere? Una società sicuramente che non ha consapevolezza delle proprie emozioni, che proverà a eliminare quelle negative, perché noi sappiamo che sono viste negativamente la rabbia e la paura in questo momento, eppure sono quelli che ci hanno condotto all'evoluzione, perché bisognava ridefinire queste emozioni facendo in modo che fossero costruttive, in questo momento sono solo distruttive. Perfetto. Utter, lei in una intervista del 31 luglio scorso parla addirittura di genocidio psicologico a danno dei ragazzi. Questa è un'affermazione molto molto pesante. Alla luce dei fatti, dal 31 luglio ad oggi, che siamo al 5 di febbraio, riconfermerebbe questa... Certo,
Certo, addirittura l'intervista che lei citava a BioBlu, se non erro, appunto, sì, genocidio, io lo avevo previsto, avrei voluto sbagliarmi, avrei fatto di tutto per sbagliarmi, volentieri, purtroppo io lo avevo previsto e parlai appunto di una bomba che sarebbe scoppiata e purtroppo la bomba è scoppiata e ne scoppieranno delle altre finché non apriremo gli occhi, perché i nostri ragazzi hanno subito una violenza inaudita, di cui io spero che un domani qualcuno dovrà rendere conto, dovranno essere chiamati questi responsabili, perché io da preside, io sono stata nella scuola per 23 anni, non mi improvviso e ho fatto un percorso lungo, un percorso serio, dove appunto io mi sono ritrovata sempre sola, non ho mai visto presso i miei istituti dei funzionari, ma neanche un direttore, un organo superiore che venisse lì a preoccuparsi veramente della salute dei nostri ragazzi. È un'ipocrisia insopportabile. Io ho dovuto dimettermi per motivi etici, perché era insopportabile. Noi abbiamo ragazzi, e io penso che chi mi ascolta lo sa, perché è genitore, ragazzi che sono stati e che sono anche prima avevano problemi, anoressia, problemi di autolesionismo, problemi affettivi, disagio sociale, povertà, diversamente abili. Ecco, adesso si ricordano dei bambini della scuola con il pretesto di un remotissimo rischio contagio? Prima dove erano tutti questi scienziati? Li aspettavo tante volte, ho creduto nell'aiuto degli organi, degli uffici superiori, uffici che poi mi hanno convocata quando io entrai in sciopero della fame, e invece di capire le ragioni di un professionista che si mette in sciopero della fame, avrei potuto benissimo comodamente chiudermi nel mio ufficio e continuare a percepire il mio stipendio. Ho preferito rinunciarvi piuttosto che diventare, ecco, altro che complottismo, collaborazionista, perché una persona adulta che consente che i nostri ragazzi perdano il diritto alla spontaneità, il diritto all'amicizia, il diritto al contatto, quando ipocritamente noi vediamo sugli autogrill ci si va, ci si siede, si mangia tranquillamente e poi abbiamo i nostri ristoratori che non possono portare avanti le proprie famiglie. Questo certo è un complotto. Io non sarò mai collaborazionista di un regime che un domani nei libri di storia, scritti però da persone oneste, ecco, sarà tutta questa. La vedo dura questa. Lo so. Persone oneste che scrivono libri di storia. Lo so, noi ma abbiamo un trascorso drammatico. Però io voglio, per chi si fosse messo in collegamento adesso, io voglio precisare una cosa e la dico con orgoglio: la dottoressa Ulter non è stata licenziata, no. Ha rinunciato al proprio stipendio, sì. Unico caso al mondo, ha deciso di non prendere soldi, di lasciare il proprio lavoro dopo 23 anni di attività, pur di non essere parte di questo sistema veramente malefico. Complice. E quindi io voglio però passare per alleggerire un attimo l'attenzione, perché io su queste cose le sento, anche se non ho più figli piccoli, sono grandi fortunatamente. Avvocato, secondo lei, io personalmente ho un'idea, noi abbiamo appena mandato a casa un governo inadeguato, il peggiore governo dal dopoguerra ad oggi, dal mio punto di vista, dove una serie di persone impreparate, non lo dico adesso che non ci sono, l'ho scritto sul giornale, lo dico ovunque, gente veramente incapace, vedi Lazzolina che spende 450 milioni di euro per comprare delle sedioline a rotelle, lei le chiama banche, che hanno una ribaltina che neanche in una sala convegni vanno bene, dove i bambini hanno preso quasi tutti quanti la scoliosi, per accorgersi dopo meno di due mesi che quei banchi non erano buoni. Perché non sta in galera questa donna? Perché si spendono in una situazione di criticità economica totale di questo paese 450 milioni di euro e quei banchi stanno nei depositi delle scuole? Avvocato, ultima domanda, siamo proprio in chiusura, un flash. Secondo lei, dal suo punto di vista, quali misure avrebbe potuto o dovuto mettere in campo il governo per coniugare sicurezza e apprendimento? Veramente un flash.
Guardi, io da un mio punto di vista più che altro razionale ritengo che l'indecisione ha contribuito ulteriormente a rendere la vita degli studenti, degli adolescenti, dei bambini un inferno. Quindi l'indecisione apriamo, chiudiamo, un governo non può permettere un'indecisione del genere, quindi avrei dato maggiore decisioni o bianco o nero, ma comunque improntate su una scuola sicuramente più aperta e meno rigida di quella che abbiamo visto. Allora, io siamo veramente ai titoli di coda, pochissimi minuti, però non posso non presentare questo lavoro editoriale straordinario, Dal fango estraggo l'oro, è un percorso veramente straordinario. Io adesso non l'ho letto, è bellissimo, veramente mi hanno colpito moltissimi passaggi, spero che la telecamera riesca ad inquadrarlo e ad ingrandirlo. Consiglio a tutti quanti veramente di leggere, perché è un manuale di vita, non è un libro. Quindi dal fango estraggo l'oro, cosa ha estratto fino ad oggi, dottoressa? Proprio un flash, abbiamo i titoli che stanno già scorrendo. Questo è il motto della mia vita, fin da piccola, tutta eccolo la cattiveria, grazie, il fango, la mima. Grazie al supporto della regia meravigliosa. L'abbiamo trasformata in materiale prezioso che ci aiuta a diventare migliori e a vivere meglio. Questa veramente, grazie agli amici della regia. Io voglio ringraziare gli amici da casa che ci hanno seguito, voglio scusarmi con tutti gli amici che mi hanno scritto anche delle vie private per avere informazioni o fare delle domande che non siamo riusciti a fare, perché guardate, veramente non siamo riusciti a fare neanche le domande che ci eravamo preposti di fare noi, perché il tema, l'argomento, stiamo parlando dei figli. Dei figli, e poiché noi siamo ancora di quelli che hanno rispetto per i figli e soprattutto per le generazioni future, e lo facciamo con cautela, lo facciamo con attenzione, lo facciamo con delicatezza per certi aspetti, perché possono esserci anche dei ragazzi davanti alla televisione in questo momento, perché siamo seguiti da tante persone e a loro va il nostro ringraziamento. Io voglio ringraziare la dottoressa Menditto, che è veramente straordinaria, le vogliamo veramente bene dottoressa, le auguriamo una splendida serata. Venerdì prossimo parleremo del Napoli, quindi le do una giornata di riposo, quindi grazie veramente, un abbraccio forte, continuano ad arrivare domande e scusateci veramente, grazie avvocato Esposito, soprattutto grazie a Solange Utter, un nome, un programma e soprattutto adesso un nome che dovete cominciare ad abituarvi a sentire, perché questa donna è veramente straordinaria, lo grazie. Diceva Giusy in apertura, è una guerriera, lei ha tutta la mia stima, la nostra stima, la stima della redazione di Napoli News Magazine e dell'Ager Campanus, che è la società che è la produttrice di questo programma. Noi vi salutiamo, appuntamento a venerdì prossimo. Venerdì parleremo del Napoli, apriamo in studio un pochino di personaggi straordinari, qualificatissimi, amici giornalisti e colleghi dell'Ussi, quindi giornalisti sportivi, qualche tifoso, quindi non vi perdete la puntata di venerdì prossimo. Io e Giusy vi salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo, alle. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa.
Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidermed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidermed.it